questa ricetta abbiamo bisogno di 6 uova. Dividiamo gli albumi dai tuorli. Aggiungiamo 150 g di zucchero. Montiamo fino a renderli spumosi. Ora prendiamo i nostri albumi e aggiungiamo un pizzico di sale. Ora montiamo neve. Iniziamo ad aggiungere poco alla volta l'albume montato a neve. Iniziamo a mescolare insieme al tuorlo, molto lentamente, mi raccomando. Aggiungiamo 100 g di gocce di cioccolato. Continuiamo a mescolare. Infine aggiungiamo poco alla volta 400 g di farina di nocciole. Ora prepariamo una teglia cerniera con la carta da forno. Diamo ancora una mescolata al nostro impasto e poi lo versiamo nella nostra teglia cerniera. Inforniamo ora la nostra torta